Oggi si inaugura il centro diurno Raggi, che dal 2008 opera sul territorio di Catanzaro. È un centro diurno molto importante perché è un open space per i disagi cognitivi e psicocorporei. All'interno di questo centro diurno ci sono quattro spazi: lo spazio Alpade, che è dedicato all'Alzheimer, ai Parkinson, alle demenze; lo spazio Eracle, invece, è lo spazio per la psico-oncologia, quindi per il supporto psico-oncologico, e poi abbiamo lo spazio dedicato ai disturbi del comportamento alimentare, quindi lo spazio Sfera, e poi abbiamo lo spazio dedicato alla disabilità per i giovani adulti. È l'unico centro autorizzato in tal senso dalla Regione Calabria, quindi per noi rappresenta un motivo di orgoglio, perché possiamo dire che proprio a Catanzaro nasce uno spazio che può essere di supporto veramente non soltanto ai nostri ospiti, ma principalmente a tante famiglie. E beh, il messaggio che parte in iniziativa: questo è un centro che è stato fortemente voluto da tutte noi che lavoriamo all'interno di questa struttura. Quindi è un centro che non ha avuto finanziamenti regionali, non ha avuto finanziamenti neanche istituzionali, quindi è una cosa molto importante, e che fondamentalmente, principalmente per quanto riguarda l'ambito delle demenze, forse è giunto il momento che la regione si possa proprio dotare di un piano affinché le persone con demenza abbiano veramente un po' una corsia preferenziale proprio da parte della Regione Calabria. Allora, la Raggi, che inaugura oggi, è un progetto nuovo, un centro diurno che si rivolge al trattamento di diverse patologie, perché prevede tre settori: il settore per le demenze, che prevede l'Alzheimer, le demenze e il Parkinson; i disturbi alimentari, che è lo spazio Sfera nuovo che aprirà con l'inaugurazione di oggi; e quello per i ritardi o comunque le forme di handicap e le disabilità fisiche; e lo spazio della psico-oncologia, quindi settori dove finora l'approccio è stato prevalentemente scientifico o trattamentale ospedaliero. Qui invece ci si rivolge a trattare il paziente in maniera più umana, più empatica, affettiva, proprio per andare a riempire quelle mancanze che il sistema sanitario finora ha creato, trattando il paziente come un numero, come un oggetto. Qui si utilizza la psicoterapia corporea, che si rivolge ai trattamenti fisici che rappresentano il contenimento, il contenuto, l'affettività nei confronti del paziente. Quindi si accoglie il paziente, si accolgono le famiglie per affrontare le loro problematiche di disagi relativi a queste patologie. Ci doni la chiave.